Buongiorno a tutti, presenti e distanti. Sono qui a presentare il Dipartimento di Ricerca. Cosa cerco di fare col Dipartimento di Ricerca e quelli che lavorano con me nel Dipartimento? È quello di far dialogare scienza e spiritualità. Abbiamo sentito dalla tua Ada che è come se fosse un dualismo, no? Da una parte c'è la scienza che è empirica, evidence-based, e dall'altra c'è la spiritualità. E spesso questi i due esponenti dei due campi si negano l'uno all'altro, no? Chi ha più valore, chi ha meno valore. In realtà, come sempre dice il nostro maestro La Tuada, non è o questo o quello, ma è questo e quello. Tant'è che molti degli scienziati in realtà hanno anche delle istanze spirituali, quindi uno non nega l'altro. E quindi far dialogare queste due, la scienza e la spiritualità. E perché farli dialogare? Perché, come ha detto la Laura Beccaluva, il valore etico non è ciò che pensiamo, ma ciò, le nostre azioni, quello che facciamo. E noi dobbiamo portare la BTE fuori, non soltanto all'interno della scuola o ognuno nel suo studio di terapeuta, ma dobbiamo portarla fuori a dialogare anche con le altre realtà della salute mentale, come viene chiamata fuori, piuttosto che dell'evoluzione spirituale, come viene chiamata in altri ambiti. E per far questo è necessaria la ricerca. La ricerca può essere l'osservazione del flusso interiore di coscienza, ma può anche essere misurare e quantificare. Sono tutte e due le cose, dobbiamo metterle insieme. E quello che cerco di fare col Dipartimento di Ricerca è questo, accompagnando gli studenti e i tirocinanti nel loro percorso di ricerca. Come qualsiasi viaggio ha bisogno di bagagli e quindi bisogna sapersi organizzare i bagagli perché se vado con l'infradito a scalare l'Everest posso avere dei problemi e studiando bene la mappa perché ogni ambito che voglio studiare va comunque prima conosciuto per poterlo poi esplorare e goderne appieno. E quindi vorrei che adesso del viaggio ne parlino chi questo viaggio l'ha fatto. Se c'è ancora in linea la Sara Guerrera che ha fatto il suo progetto di tesi durante tutti gli anni del tirocinio usando la BTE in una comunità di soggetti fragili, ma poi vi racconterà lei, mentre la Laura e Vittoria si accingono a fare questo loro viaggio. Quindi io passo la parola a loro. Sara, ci sei? Ok, buongiorno a tutti. Riporto quello che è stata la mia esperienza in questo progetto che abbiamo fatto e che poi è diventata la mia tesi nel trattamento delle psicosi. Sappiamo che in psicoterapia prevalentemente lavoriamo con i disturbi di tipo nevrotico e sappiamo che come psicoterapeuti chi ha una nevrosi, quello che fa è perdere il contatto appunto con l'inconscio, sia personale che collettivo. E noi come psicoterapeuti traspersonali appunto permettiamo questa integrazione e questo ricollegamento con i contenuti archetipici per riportarli alla coscienza. Con le psicosi, quello che ho fatto io è fare un lavoro di tipo inverso, perché negli psicotici il contenuto dell'inconscio, sia archetipico, personale che collettivo, è così strabordante che appunto loro hanno queste allucinazioni, hanno questa perdita di contatto con la realtà che poi li porta a non comprendere davvero quello che stanno vivendo. Altro non è che davvero una connessione con i piani, spirituali così importante che però non viene, tenuta dalla struttura di identità che a causa di dissociazioni, traumi e altri eventi significativi della vita biografica personale viene a mancare. E quindi in questi 4 anni di lavoro presso questa clinica, questo centro residenziale psichiatrico, questo CRAP, non ho fatto altro che applicare le pratiche della BTE e tutto quello che mi è stato insegnato su questa categoria di utenti. Quello che posso dire rispetto alla mia esperienza personale è che la BTE si può applicare con le psicosi. È importante, come in qualsiasi altra psicoterapia, avere un ascolto attivo e essere centrati sul paziente. Ovviamente, mentre negli individui nevrotici questo passaggio è più facile perché noi appunto li connettiamo con il sé e quindi la rielaborazione è più semplice, con loro è molto importante mettere i confini, farli tornare nel contatto con la terra. Appunto, avete si è tanto parlato della terra, di madre terra, di riprendere la connessione con la natura e con loro questo è essenziale perché proprio la perdita della comprensione, della consapevolezza del proprio corpo, della propria mente e delle proprie emozioni che viene a mancare. Quindi il punto chiave è l'integrazione e il modo ulteriore.
questo. Ci terrei anche a dire che è stato importante perché era comunque un ambito non transpersonale, quello in cui lei ha fatto il tirocinio, quindi con l'impegno si può fare anche questo, non è necessario entrare solo in ambiti transpersonali. Non so se hai una domanda. No, vorrei capire, perché anch'io sto facendo il tirocinio in un set e volevo capire quanto importante è il ruolo del tutor, nel senso che nel mio caso c'è un'associazione molto rigida, molto accademica, quindi probabilmente se io portassi del mio, no, in questo senso, in una terapia in cui credo maggiormente, probabilmente troverei degli ostacoli nell'applicazione. Sì, un po' è questione di fortuna, ma è anche questione di, come dicevo prima, no? Il dialogo scienza e spiritualità, o come dico spesso quando faccio la lezione, usare il linguaggio giusto. Perché se tu ti presenti a un cognitivista parlando di Orisha, è ovvio che non ti sta neanche a sentire, anzi ti togli il tirocinio. Però c'è modo e modo di presentarsi, saper usare il linguaggio, saper parlare, avere la competenza sia del tuo ambito che dell'ambito dell'altro. Perché deve esserci sempre anche rispetto delle altre teorie, non è che la nostra è la verità assoluta, proprio perché non è una religione, ma è sempre discutibile, nel senso che va messo alla prova quello che facciamo. Ma mi sembra che Sara abbia avuto una dinamica iniziale, perché ho detto fortunato, ma in realtà sarei conquistata. Sì, certo, Sara l'ha conquistata. Sara? Puoi dirci un breve aneddoto? Ho sfruttato in realtà il fatto che lui fosse un cognitivo comportamentale e ho utilizzato prevalentemente termini di stampo junghiano, quindi ho parlato di inconscio personale, inconscio collettivo, psicologia del profondo e integrazione, perché comunque l'integrazione tra pensiero, emozione ed azione ce l'hanno anche i cognitivi, cioè i cognitivi comportamentalisti la usano, quindi quello che utilizziamo anche noi per me è stata una chiave di accesso. E poi, dato che loro utilizzano la mindfulness, anche quello è stata un'altra chiave per poter, diciamo, collaborare con lui, perché comunque gli ho parlato tanto delle pratiche che noi facciamo sul respiro, come il respiro in realtà sia la connessione con tutto quello che è la vita, e quindi per me, ecco, il dialogo è potuto avvenire, anche perché poi le cose importanti erano i resoconti dei pazienti, no? Io utilizzavo le mie mappe e quindi gli chiedevo sempre come stavano sul livello fisico, energetico, emotivo, mentale. In realtà lo spirituale lo bypassavo per una scelta presa appunto tra me e Giovanna interna, proprio perché comunque lì già facevano confusione, quindi gli riportavo tutti i feedback del loro vissuto prima della pratica e dopo della pratica. Vedendo lui i cambiamenti in positivo che i pazienti attuavano, mi ha fatto proseguire. Così si inserisce bene il lavoro che vorrà fare invece Laura, dove di nuovo è un'integrazione fra diversi ambiti, quindi vai. Ciao a tutti. Premetto che il mio ambito di ricerca è stato per anni quello delle dipendenze, nel senso che è il tema del mio dottorato, e lì in un ambito ospedaliero ho applicato pratiche che dicevo essere pratiche di mindfulness, in realtà arrivavano anche da altre tradizioni, dallo yoga in particolare. Quindi in qualche modo la mindfulness ha molto aperto la strada anche in ambito accademico per poter portare il proprio approccio a alcune pratiche anche psicocorpore. Evitavo il termine spiritualità, però insomma quello è. E quindi vabbè, mi piacerebbe coltivare anche tutto l'aspetto legato alle dipendenze, quindi continuare anche la ricerca su quello, ma un tema che mi sta molto a cuore è quello dell'approccio compassionevole al paziente, perché quello che dice la scienza, diciamo riduzionista, è che quando un operatore sanitario, un psicoterapeuta in particolare, si relaziona al paziente in un modo compassionevole, ovvero entrando in contatto con la sua sofferenza e avendo un intento sincero di essere di aiuto nei confronti dell'altro, questo ha un risvolto clinico molto importante in termini di aderenza ai trattamenti, in termini di riduzione dei costi sanitari, in termini di riduzione della mortalità legata alle patologie per cui questi pazienti si rivolgono a degli operatori sanitari, medici o altri.
E tutto questo si è visto con un risvolto positivo anche nell'operatore stesso, perché si riduce il rischio di burnout. E quindi, come diceva Pierre all'inizio, cioè, sentire questa compassione è una grazia che abbiamo innanzitutto noi stessi. E quindi se noi stiamo in relazione terapeutica, in contatto con questa qualità profonda, con un autentico desiderio di esserci per l'altro e di voler essere d'aiuto, come dire, ne beneficia tutto il campo, quindi il paziente, il terapeuta e quindi il trance in cui si lavora. Come da questo possa nascere un progetto di ricerca non lo sappiamo ancora, per capire anche come la BTE lavori su questo, quindi mettere anche nero su bianco come all'interno del percorso BTE chi fa una formazione di questo tipo acquisisca delle capacità che poi possono anche essere comunicate alla scienza, diciamo. Sì, poi c'è Vittoria che dovrebbe essere in linea e magari può raccontarci invece quale sarà il suo viaggio. Io ancora non ho focalizzato un tema, questo perché allo stesso tempo io sto facendo un dottorato in psicologia esistenziale e l'approccio che viene utilizzato è spesso quello di cercare di confermare modelli che già esistono. E c'è tantissimo, c'è veramente tantissimo, tantissimo che mi interessa. Quello che sto cercando di fare, di usare questa opportunità per aprirmi a qualcosa di, a una domanda nuova. Sto cercando di aprirmi a una domanda nuova e quindi ancora non ho focalizzato un tema. Quello che mi interessa, ma appunto veramente in maniera molto ampia finora, molto espansa, il modo in cui il pensiero integrale possa essere connesso alla libertà, intesa come creatività di qualcosa di nuovo, cioè di portare qualcosa di nuovo, quindi magari in qualche modo mi piacerebbe l'idea di utilizzare la scienza come strumento per portare l'oltre di un pensiero nuovo, quindi del pensiero integrale nel concreto, quindi appunto renderlo questo molto, diciamo così, espanso. Ci sarà un momento in cui magari appunto va ripulito un po', cioè va focalizzato un po' di più, ecco.